DG Photo Art. It's media, it's art. Allora, io intanto chiamerei qui a Benedetto Ferriol, come vi avevo detto prima. Eccolo qua, buonasera, benvenuto. Buonasera. Il microfono te lo diamo qua. Allora, benvenuto. Grazie ancora per l'invito, grazie a tutti voi. Tu sei un regista, uno scrittore, autore teatrale, hai una compagnia, non ti alimentiai appunto. Sì, abbiamo un'associazione, Compagnia Teatrale Orgoglio Napoletano, siamo una decina di attori, io sono l'autore, poi più ci stanno i registi. Niente, lavoriamo molto sul sociale, contro la violenza sulle donne, bullismo, quindi scrivo poesie, scrivo testi teatrali molto sul sociale. Siamo stati nel carcere femminile di Pozzuoli, negli istituti, licei, scuole. Insomma un poco... Sì. Allora, tu questa sera, cioè, non è che ce lo fai ad ascoltare tu, no, ma un'attrice della tua compagnia, un monologo che ti si intitola Ninna Nanna, che hai scritto tu. E ce lo interpreta Imma Torri, noi la chiameremo subito, intanto ti ringrazio. Grazie a voi, grazie ancora. Allora, Imma Torri. Speriamo che non ha sbagliato strada. Quello può succedere, soprattutto quando uno manca da tanto tempo in un posto. Uè, Daniel, e che ci fai qua? Grazie con me. A corda? Vabbè, piglia corda, va. Lancia, muovita. Uno, due, tre! Daniele! E che maniere sono? E mamma mia, eppure quando gli uoca! E a colpe sola tua! Ma io non ci voglio giocare più con te, no! Non ci voglio giocare proprio più! E te lo può chi? Ma che bene mamma, le rigo tutto cosa! E te faccio battere! Anzi! Mo chiamo l'infermiere e ti faccio fare una bella seringa. Infermiere! Ma ero da nascuna, che da nascuna fai? Hai fatto paura, fatta. Donnie. Famo già la chiamata. Però tu sai meglio di me. Che quando lui chiama, chi lì là non viene mai. E poi quando non ne può. Donne, quando non ne può stanno sempre a casa, vero? Tu ne sai qualcosa. Donne, io la sera, dal mio lettino, ti sento. Sento che tu hai freddo l'infermiere di me, ti metti da giocare. E poi non sento più niente. E dopo un poco, solo lamenti. Togliè! Da già riceverà una cosa.
capito l'infermiere? La notte ven a trova pure a me. Sì. Quello si mette nel letto insieme a me. E dice che lui ha paura. E che io sono la sua mamma. E lui è il mio figlio. Allora si stregna forte a me. E io lo accarezzo. E quasi come se ovvero fosse figlio mio. Io guardo. E dolcemente. La canto una ninna mamma. E nonna no. Quando mocco lupa t'avrista. E pure la mia, come campasta. Quando mocco lupa t'avrista. Allora io quando gli canto la ninna nanna, quella affritto, si mette ancora più sotto a me e mi accarezza e mi guarda in dall'occhi, mi stregna e mi dice: mammino, mammino mio, io tengo paura. E s'azzecca. E poi io mi sento sangue e voler in de vena e non capisco più niente. A mattina mi scende a nulla e non faccio ne manca perché. Uffa! Ma che sta facendo questo? Perché non viene? E sono 30 anni che t'aspetto. 30 anni che t'aspetto. Donne, c'ha già scritto una lettera. Ce l'ho scritta tanti anni fa. E mi ha portato sempre con me, perché non sia mai che lo potesse venire in un momento nato. Ma come fai a fare sti battute spirito tu ogni tanto che vuoi fare sti battute? Non mi offendere, ossaccio troppo buono che sono ignorante e non c'è bisogno di sottolineare ogni volta. Perché vuoi sottolineare? Io a scuola già fatto fino a prima e vuoi sapere perché un giorno la preside chiama mia mamma e la ricetta: signora, sua figlia si isola, sua figlia sta sempre da sola, si mette in un angolo e quando qualche ragazzo o ragazza si avvicina a lei, quella si mette a urlare come una pazza. E allora mamma non mi manda più a scuola, no? Sì, e secondo te potevo mai scrivere la lettera? Mi sono fatta aiutare, mi fece aiutare tanti anni fa da Alfredo. Quello lui la scrisse, perché io dicevo e lui scriveva. Vuoi pure un po' gamma bugiare? Che è? A cos'entra? Vabbò. Ahi, guarda, è a mappugiare. E mamma mia, come mi hai preso? E come sei antipatico, ti metto sempre in del vecchio mio e fornisci una cosa e non comincia con un'altra. E dammo canza. Ecco qui. Mi ricordo come se fosse adesso, mamma, quando mi venisti a svegliare. Era ancora buio fuori e faceva freddo. La sera prima mi avevi fatto il bagno e abbiamo scherzato insieme e poi mi mettesti a letto e per la prima volta
mi baciasti in fronte. Io ti guardai e vidi le lacrime nei tuoi occhi. Quel bacio non l'ho più dimenticato. E nemmeno quando mi lasciasti qui dentro, non l'ho più dimenticato. E nemmeno quando tu riuscisti vicino a me, mamma, domani ti vieni a trovare. E non sei venuto più. E so che ho 30 anni che ti aspetto, perché ti aspetto, sto cazzo. E non voglio pensare, non voglio pensare che tu ti sei dimenticata di me, ti sei dimenticata. Io penso che forse tu sei morta. È per questo che tu non puoi venire più a trovarmi, mamma. Ma io ti aspetto. Ho capito troppo bene perché tu non vieni, perché sono pazza. Tu mi hai detto scuorne me, ma che sto non mi viene a trovare. Mamma, io sto qua, ti aspetto, perché voglio giocare ancora con te. Voglio farmi quel bagno con te. E puressa. Questo perché è l'ultima volta che mi passa in fronte come resta tanti anni fa. Sì, 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 sto venendo. Alfred, sto venendo. Sì, non mi chiama più una Luca. E nonna non è lunare. L'autore Benedetto Ferion, eccolo qua, brava, è stato un bellissimo testo, sei emozionata? Allora, questo è per te un piccolo cadeau, mi ricordo di questa serata e grazie, veramente grazie, grazie. Complimenti, complimenti, che ricordare a memoria questo monologo che è abbastanza lungo, devo dire, ma io stavo lì, comunque ti ascoltavo, anche se non stavo qua davanti, veramente complimenti, grazie a entrambi, a te per aver grazie per aver vissuto.